Ciao, vediamo insieme come poter rimuovere lo sfondo da un'immagine attraverso pochi semplici passi, trasformando quelle che sono selezioni complesse in selezioni semplici. Chiaramente l'immagine in questione ci fa subito capire che non ci troviamo di fronte a un soggetto omogeneo e quindi facile da selezionare, ma dovremo adottare chiaramente una tecnica alternativa alle selezioni semplici. Questo perché ci risulterebbe pressoché impossibile selezionare tutti i capelli di questa folta capigliatura attraverso gli strumenti di selezione base. Ecco perché dovremo ricorrere a degli strumenti dedicati che ci permetteranno di ottenere un risultato efficace e assolutamente pertinente con la realtà. Andremo quindi a utilizzare i canali. Ma cosa sono i canali? In Photoshop i canali sono considerati come delle immagini in scala di grigio. Questo significa che non hanno cromie di colori all'interno e in queste immagini sono appunto memorizzati diversi tipi di dati, di informazioni, come per esempio dei livelli di regolazione associati ai canali oppure delle selezioni, come nel nostro caso. Inoltre i canali vengono generati automaticamente nel momento in cui andiamo ad aprire una nuova immagine. Il metodo di colore di quell'immagine ci aiuta a capire quanti saranno i canali. Ad esempio, come possiamo vedere dalla descrizione del titolo sulla linguetta della scheda del file, il profilo colore di questa immagine è RGB, cioè significa red, green, blu, perciò noi avremo tre canali più il canale complessivo che comprende tutti e tre. Se stessimo lavorando un'immagine che è stata esportata e salvata in quadricromia, quindi CYMK, cioè ciano, giallo, magenta, nero, avremo quattro canali più il canale complessivo. Ma andiamo a vedere nello specifico come selezionare un'immagine complessa come questa. Per prima cosa ci spostiamo sul pannello livelli. Possiamo anche eventualmente non fare una copia dello sfondo in questo caso. Andiamo ad aprire il nostro pannello canali. Possiamo aprirlo da qui se è già stato aperto precedentemente, oppure dal menu finestra, canali. Come possiamo vedere abbiamo il canale complessivo RGB e gli altri tre canali singoli, ognuno per ciascun colore che forma il profilo colore in questo caso. Se andiamo infatti a selezionare i singoli canali andremo a vedere come ci appaiono presi singolarmente. Il canale blu ci fa vedere un'immagine in scala di grigio abbastanza scura, il canale verde un pochino più chiara e il canale rosso ancora più chiara. Andremo quindi a selezionare il canale blu. Una volta selezionato lo trasciniamo verso in basso dove c'è l'iconcina crea nuovo livello in modo da creare una copia. Con la copia selezionata ci spostiamo sul menu immagine, poi su regolazioni e andiamo ad applicare un livello di regolazione, in questo caso valori tonali. Attenzione a non andare da livello e aggiungi nuovo livello di regolazione perché non l'associeremo al canale corretto. Invece, se seguiamo questo percorso e andiamo dal menu immagine, qui troveremo nel pannellino opzioni già associato il canale di riferimento, in questo caso blu copia, perché stiamo lavorando su una copia del canale selezionato. Ora, attraverso lo spostamento dei valori tonali, quindi dei valori di luminosità dell'immagine, andremo a creare la nostra selezione. Spostiamo un po' più lateralmente il pannellino opzioni, andiamo quindi a settare i valori dei toni scuri, dei toni medi e dei toni luminosi dell'immagine, in modo tale da avere un'immagine fondamentalmente scurita quasi del tutto, ma con i dettagli visibili, ben visibili. In questo modo andremo a fare una selezione precisa e corretta perché totalmente in contrasto con il resto dello sfondo, che è appunto questo bianco quasi grigio. Andiamo quindi a trascinare il cursore del tono più scuro, più o meno a questi livelli. In questo caso potremmo anche rimanere così per avere una selezione finale fedele. Come ci accorgiamo che la selezione è corretta? Beh, la prima cosa è notare se i dettagli, quindi in questo caso i capelli più sottili, sono ben visibili. Un secondo parametro per giudicare se la selezione è corretta è quello di notare se ci sono o non ci sono aloni grigi. In questo caso non ci sono. Se invece io spostassi ancora più avanti, per esempio, il cursore dei toni medi, vedrai il formarsi di queste zone grigio chiare, queste macchie, che andrebbero a rendere meno precisa la selezione finale, soprattutto dei dettagli. Quindi porto a un valore di 1 il tono dei medi. Diciamo che in questo caso lascio così, perché dalle immagini di anteprima mi rendo conto che tutti i dettagli sono selezionati, non ci sono macchie, diciamo così, di selezione in eccesso. Do l'ok. Ora vado a selezionare lo strumento pennello. Mi assicuro che sia selezionato nella parte bassa della palette strumenti il colore nero. Con il tasto destro sulla tavola di lavoro vado a selezionare anche una dimensione del pennello. Dopodiché vado a colorare di nero le parti del soggetto che non devono rientrare nella selezione.
questo caso l'orecchio, quella parte di viso e una parte di spalla, in modo da poter rendere selezionabile, pienamente selezionabile, tutto il resto, sia il soggetto che appunto la capigliatura. Mi raccomando, il livello della copia deve essere sempre selezionato. A questo punto, quando abbiamo definito per bene il soggetto da selezionare con tutti i dettagli, oscurato le parti bianche o comunque più chiare, ci spostiamo nella parte bassa del pannello canali e clicchiamo qui sulla voce carica canale come selezione. Che cosa andiamo a fare? Andiamo a creare quindi una selezione. In questo caso però il programma ci va a selezionare tutta l'area escluso il soggetto. Quindi ci spostiamo sul menu selezione e clicchiamo su inversa. Ed ecco, abbiamo la nostra selezione, cioè la selezione del soggetto. Ora torniamo sul pannello canali, facciamo un click sul canale RGB, quindi sul canale totale. In questo modo automaticamente vengono visualizzati tutti e tre i canali che lo compongono. Viene nascosto il canale copia, proprio perché non possono coesistere tutti e due nello stesso momento. Torniamo sul pannello livelli, torniamo sul livello sfondo e con la combinazione di tasti CTRL o COMMAND più J andiamo a creare una copia solo della selezione. Ora che la copia è creata, vado a nascondere il livello sfondo ed ecco il livello selezione. Naturalmente, per poter appurare che questa selezione sia fedele al risultato che ci siamo proposti di raggiungere, seleziono il livello sfondo, che è nascosto, mi sposto nella parte bassa del pannello livelli e vado ad aggiungere un livello vuoto. Potrei creare un livello vuoto anche dal menu livello, nuovo livello. Ora con il livello vuoto nuovo selezionato, mi sposto sulla palette degli strumenti, vado a selezionare lo strumento secchiello e con lo strumento attivo mi sposto sull'area di lavoro, nella parte vuota, faccio un click ed ecco che ho colorato con il primo colore di riempimento disponibile, in questo caso il nero, lo sfondo in modo da poter vedere se la selezione che ho appurato è abbastanza fedele o se deve essere ripetuta per poter essere migliorata. Se facciamo uno zoom, ci rendiamo conto come i dettagli sono ben selezionati. Infatti, se vediamo questo capello isolato, oppure questo che vediamo qui nella parte di mezzo, ci rendiamo conto che la selezione è effettivamente andata a buon fine, perché tutti i dettagli, soprattutto i micro dettagli, sono stati ben selezionati. Possiamo chiaramente fare un doppio clic sul livello dello sfondo colorato, si apre il pannellino degli stili, ossia il pannellino opzione diffusione. Se andiamo a selezionare sovrapponi colore, facciamo un click su colore di riempimento, possiamo vedere la stessa immagine su sfondi colorati diversi, quindi su sfondi di colori diversi. Questo per avere una maggiore prova di fedeltà della nostra selezione. Possiamo chiaramente nascondere il livello di colore se non ci interessa e andare a salvare e esportare la nostra selezione in formato PNG in modo da mantenere la trasparenza dell'immagine e poterla riutilizzare in altri lavori, in altre grafiche. Per poterla esportare in PNG e lavorarla su progetti destinati al web, possiamo andare su File, Esporta, Salva per web. A quel punto si aprirà il relativo mascherino. Andiamo a selezionare da questo menu a tendina il formato PNG24. Assicuriamoci dallo zoom di centrare bene l'immagine. Dopodiché possiamo andare a fornire un parametro di dimensione più idoneo al nostro progetto, magari non lasciare l'originale. Infine andremo a salvare. Bene, se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!